Oggi sono di umore nero per più ragioni e mi era venuta voglia di intitolare sto video Ip Man ha rotto il cazzo, perché ho visto su internet che c'è stato un ulteriore film, poi non so neanche se quasi è mai uscito in DVD, un Ip Man Kung Fu Master datato, anche noto come Ip Man 5, cosa che non è, datato 2019 secondo alcune fonti, 2020 secondo altre, 2021 secondo altre ancora, interpretato da questa specie di Donnie Yuan al discount che è Dennis To e attori della Repubblica Popolare Cinese. Io non l'ho visto, perché non ho visto neanche proprio tutti e quattro per intero, tolto il primo Ip Man di Donnie Yen, gli altri li ho visti un po' così a pezzi. E chiedo scusa se sentite rumori in sottofondo, ma è perché tira molto vento qua e fa sbattere la serranda. E dicevo, non l'ho visti tutti, proprio tutti i film della serie, sia quelli apocrifi che quelli ufficiali, quindi non so questo come si collochi, se voi lo sapete me lo scrivete nei commenti, ma per me potreste anche risparmiare la fatica, perché ho visto il trailer. Insomma, stiamo di nuovo nella cacca, cioè nello stantio, nel fastidioso, cioè sto cazzo di Ip Man attaccato a sto pezzo di legno, al Wooden Dummy, tutta la vita, tutte cose inventate, poi, cioè lui che viene incastrato per l'omicidio di un triade, viene costretto a dimettersi da capitano di polizia, cosa che non mi risulta Ip Man sia mai stato, so che era stato istruttore semmai della polizia, poi ovviamente lo scontro con l'esercito giapponese, vabbè, però che Ip Man sia una serie di fantasia basata solo in minima parte su fatti reali, questo è stato dichiarato dai suoi stessi autori già all'epoca del primo film, no? Quindi uno non si deve meravigliare se quello che viene raccontato all'interno all'80-70% sono frescacce, chi se ne importa, anche quello che veniva narrato nelle numerose biografie e agiografie su Bruce Lee al 70-80% erano frescacce, non importa, l'importante è che il film sia fatto bene, che sia accattivante. Io questo sinceramente dal trailer non lo vedo, cioè sono fatti ormai tutti uguali, con lo stampino tutti uniformemente bene, con gli effettini speciali, le scene a ralenti, la computer grafica quando serve, si somigliano un po' tutti, hanno un po' rotto il cazzo francamente. Ip Man è ormai diventato come Zorro, come Tarzan, come Goldrake, come Godzilla, come King Kong, un personaggio cresciuto talmente tanto che è esposto a tutti i venti, gli possono far fare qualsiasi cosa, potranno in futuro fare Ip Man contro Jackie Chan, oppure si inventeranno un Ip Man che combatte contro il suo proprio allievo Bruce Lee, visto che si sono inventati nel quarto che andava in America e lo ritrovava, tra l'altro il solito Bruce Lee caricaturale, ma di questo ne abbiamo già parlato, che fa l'urletto felino e si esibisce con un ciago, cosa che nella realtà Bruce Lee non faceva perché non era un pupazzo, interpretato poi dal solito Dennis Chan, che ormai c'ha 40 anni e passa, mentre Bruce Lee all'epoca ce n'aveva 20, cioè la caricatura. Ora non so se c'è Bruce Lee in questo Ip Man specifico, questo Ip Man Kung Fu Master di tale Li Ming Li, con tutti questi qua. Leggo che nel cast c'è anche Michael Fitzgerald Wong, ossia Michael Wong, l'attore che io stesso ho incontrato a Hong Kong, intervistato per Dragonland, grande attore, anche bello, grande attore cinese, vabbè, ma questi stanno dappertutto, basta che li paghi. Questo è stato pure in un filmetto italiano che qua mi sembra manco uscito, un horror, ma non mi ricordo il titolo. E quindi non so che dire, secondo me la Cina c'ha con Ip Man la stessa confidenza che c'aveva con Bruce Lee, ossia nessuna, perché questi erano personaggi hongkongesi e non erano personaggi mainlanders della Cina popolare, che li ha conosciuti molto tardi. Eppure tuttavia c'è ancora qualcuno che è convinto che se Bruce Lee è diventato famoso è anche grazie a Ip Man, no, al contrario, Bruce Lee è diventato famoso chiunque abbia incrociato Bruce Lee, al di là dei lati positivi e negativi del personaggio, quindi noi di Ip Man non avremmo mai sentito parlare se nell'arco della sua vita Bruce Lee non si fosse mai iscritto per 5 anni alla sua accademia, peraltro non istruito da lui ma da Wong Chun Leung, come tutti sanno o dovrebbero sapere.
quindi Ip Man sarebbe rimasto un nome rispettato a Hong Kong, noto solamente tra i cultori di Kung Fu di Hong Kong. All'estero non ne avremmo mai saputo nulla, perché noi grande pubblico, abbiamo sentito parlare per la prima volta di Ip Man nel libro Bruce Lee, la solita, la sua leggenda, dove c'erano pure le foto. Quindi non sapevamo un cazzo di Ip Man, non ne sapremmo un cazzo neanche oggi se Bruce Lee non fosse diventato quello che è diventato. Dopodiché, sui loro screzi, sui loro rapporti personali, il fatto che Bruce Lee sia stato anche un po' costretto ad allontanarsi, così si diceva, dalla scuola, perché non era ben visto, e del resto non era lui non era neanche un allievo di Ip Man, lui era studente, loro fanno una distinzione, no? L'allievo, il discepolo vero, è quello che segue il maestro anche finita la lezione e attende alle varie mansioni della scuola, pulisce per terra, prepara il tè, insomma vive più in simbiosi col suo sifu. Lo studente è quello che paga la retta, fa lezione e se ne va, e Bruce Lee questo era, non è mai stato accettato come allievo. Ma a noi di tutto questo non ce ne può fregare un cazzo, queste sono cose che attengono a loro, a noi ci interessa da spettatori solamente che i film su Ip Man sono diventati una merda già a partire dal 2, che comunque c'aveva la presenza del Sammo Hung, Lo Mang, insomma di qualche personaggio interessante, o il 3 che c'era la curiosità di che c'era Mike Tyson, che non si capiva che cazzo ce l'hanno messo a fare, una delusione totale, o il 4 che c'era Scott Adkins, che è un ottimo marzialista e attore, ma il film è quello che è, cioè una patacca. A noi ci interessa solamente che quando parlino di Bruce Lee non ne parlino in termini macchiettistici, prendendolo per il culo e rendendolo ridicolo, come hanno fatto in ogni singolo film della serie, tranne quello con Anthony Wong nel ruolo di Ip Man, adesso non ricordo il titolo, nel quale forse, siccome non avevano il permesso da Shenlong Li, la figlia, che devi pagare a gettone, no? Cioè come in jukebox, tu ci metti i soldi e sono il disco. Allora lì Bruce Lee si vede solo poco di spalle, non viene mai chiamato per nome perché non lo potevano chiamare Bruce Lee, ma lì c'era però un rapporto diverso, più quel poco che si vedeva era un rapporto non del tutto roseo fra i due, quindi forse rispecchiava la realtà, ma soprattutto Bruce Lee non era ritratto come un pupazzetto che fa l'urletto, il miagolio e si mette in quelle pose da deficiente che Dennis Chan, che non gli somiglia proprio, a detta mia ovviamente, imita così bene, cose che erano carismatiche se le faceva Bruce Lee, che diventano da deficiente se le fa chiunque altro, perché erano pose che Bruce Lee nella realtà non adottava. Nella realtà era un grande attore, un filosofo, un creativo, una persona contraddittoria come tutti i grandi geni, ma non era il pupazzo, il buffone che si evince dalla serie Ip Man, dove invece Ip Man è ritratto in maniera altrettanto fasulla, con tutte quelle qualità che Bruce Lee non ha. Bruce Lee è un punk, un teppista, Ip Man è saggio, retto, controllato, giusto, sorridente, calmo, mite, forte ma senza infierire, tollerante ma senza essere stupido. In sostanza è una sola, un santino.